Lei ha conoscenza del dissesto finanziario del comune di Catania? Sì, l'ho appreso stamane, qualche giorno fa era stato, diciamo, subodorato. Penso che sia un problema di tanti comuni e che questo dissesto comunque viene dalle amministrazioni passate, per cui non si può attribuire all'amministrazione corrente. Penso che sia un fatto abbastanza grave per la città di Catania. È possibile attribuire una colpa oggi? Non so, non lo so. Sicuramente c'è un dato di fatto importante che vale un po' per tutti i comuni italiani, che le risorse che entrano, le entrate dei comuni sono inferiori spesso e volentieri a quelle che sono le uscite e a quelle che sono le spese correnti. Poi ci sono tanti altri fattori da tenere in considerazione, come per esempio le esternalizzazioni di molte attività che si fanno, che forse se non si facessero, se si facessero fare agli impiegati. Ma questo è un problema che vale un po' per tante amministrazioni, quindi probabilmente anche il comune è stato anch'esso vittima di questo tipo di gestione, di amministrazione. Male, cosa ne devo pensare? Che non si sa amministrare, è un po' anche la società, il comune, la giunta, tutti, penso, ma non da ora. Del sindaco precedente che ha creato questa situazione. E noi non si doveva arrivare a questo. Credo che il sindaco Bianco ne ha avuto da fare, per cui credo che sia lui responsabile. Non è una cosa positiva, è una cosa negativa per la città, perché non funzionano così i servizi, non sistemano le strade, l'illuminazione. E di chi è la colpa? Di chi amministra? Che ci sono i buchi che li devono coprire, ma come li coprono? Il comune in dissesto? Sì, lo sappiamo quasi tutti. Cosa ne pensate allora? Ma purtroppo questa amministrazione ce l'ha messa tutta. E questi sono i risultati che anche non hanno colpo, giustamente. Il signor Bianco oggi, signore, invece di girare per la città a dire delle cose che non ci interessano più a fare, temmenau a manetta. Guardi, ma mica da adesso, è da sempre che Catania c'è proprio giù. Di chi sono le colpe quindi? Di chi sono le colpe? Ma anche di noi catanesi, che non ci siamo ribellati abbastanza.